Con Overture vi portiamo oggi nel cuore verde della Toscana, esattamente in Maremma. Siamo proprio nel comune di Castiglione della Pescaia, un comune straordinario con molto rispetto al turismo e all'ambiente stesso. Un mare fantastico e una collina davvero incontaminata. Ci troviamo in un comune più volte premiato con le 5 vele da Legambiente e noi, come al solito, ci dedichiamo alle eccellenze delle località, in questo caso di Castiglione della Pescaia. Iniziamo il nostro viaggio con uno stabilimento balneare fantastico inserito in un contesto naturale. Stiamo parlando dello stabilimento balneare Le Cannucce. Quindi adesso vado ad appropriarmi del mio mezzo di locomozione più idoneo per andare a conoscere questo ambiente, questa location straordinaria inserita in un contesto naturale, poi lo vedrete dalle immagini. Quindi adesso parto e vado forse anche ad immergermi in mare. Affascinato dalla fantasia di questo paesaggio e dall'undicità del litorale maremmano, finalmente sono arrivato allo stabilimento balneare Le Cannucce. Metallo smotrim Overture 7 Gold, каждый четверг 13:00. Allora, ha detto, guardiamo Overture su 7 Gold ogni giovedì alle 13. Le Cannucce è uno stabilimento balneare che si inserisce con grande equilibrio in un contesto naturale, vero Fabio? Sì, direi proprio che abbiamo cercato di preservare l'ambiente naturale più possibile, lo testimoniano gli spogliatoi fatti di erica, la gran parte di struttura fatta in legno e c'è solo una parte muraria centrale che era impossibile non farla, ecco, non costruirla in quel modo. Questo comporta fra l'altro una manutenzione ordinaria quotidiana. Il bagno sì, ha bisogno, è come una persona, diciamo, ha bisogno di continue cure sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, ma grazie allo staff e ai ragazzi veramente bravi che ho la fortuna di avere, fa sì che il bagno sia sempre veramente tenuto al massimo. Gli occhi attenti sui bagnanti sono proprio quelli dei bagnini. Benvenuti, ma quanto è difficoltosa e quanta responsabilità c'è nel ruolo di bagnino? Abbastanza. Ma se il cliente ci dà retta, è attento, bravo, è bravo, i divieti sono poi. Avete mai soccorso situazioni particolari? Certo, sì. Fortunatamente questa stagione per adesso non ci ha dato fortunatamente la possibilità di soccorrere nessuno, però
non si sa mai e stiamo sempre allerta comunque. Siamo in una spiaggia straordinaria nel litorale maremmano, ma quali sono un po' le abitudini quotidiane della gente? L'abitudine quotidiana qui al bagno Le Cannucce, si arriva presto e si va via tardi. si fa godere il cliente di tutta la giornata, di tutto il sole che c'è a disposizione, lo mettiamo a disposizione noi, al cliente, e ci si diverte, si sta sempre bene, in allegria. Allora, buon proseguimento e una buona estate. Grazie mille. Grazie anche a voi. A voi. Al mare turisti o abitudinari? Abitudinari, certamente. Abitudinari, certamente. Com'è quest'estate 2019? Per ora parecchio calda, poi vediamo se riusciamo un pochino a rilassarci con un po' di fresco, ma sta arrivando. Confermo, molto calda, ma qui si sta molto bene perché è ventilato, c'è il dottor Maestrale che sale e quindi ci dà un po' di refrigerio. Cerchiamo di dare sempre il massimo comfort alle persone, abbiamo numerose soluzioni fino alla caricabatteria all'ombrellone per quanto riguarda i telefoni, abbiamo i lucchetti agli ombrelloni per poter far sì che i clienti possano mettere i loro portafogli, telefoni e quant'altro sul tavolino per avere la sicurezza. Inoltre proprio ci teniamo tantissimo a che il bagno sia pulito e gradevole. Cerchiamo sempre di migliorare. Se voi avete fatto una panoramica, avete visto quanti quadri ci sono che generalmente nei bagni non ci trovano. Ieri abbiamo chiamato un writer per disegnare su un pannello di 2,20 m x 1,80 m e ho intenzione a brevissimo di lanciare un premio letterario che sarà un po' atipico in quanto lo voglio fare in maniera emanuense, vale a dire non si dovrà usare PC né macchine di qualsiasi tipo, quindi si torna alla vecchia scrittura a mano, se ci sono cancellazioni ben vengono. Anche perché stare in relax vuol dire anche sostenere e sostenersi con la cultura, perché no? Eh sì, è troppo bello poter leggere un libro o sentire le proprie sensazioni dei vari clienti che hanno qui allo stabilimento. Quindi torniamo davvero a questi piaceri stupendi che tutto il tuo team è in grado di ascoltare nei confronti dei clienti. Ripeto, ho un team, sono fortunato, mi considero fortunatissimo in quanto ho dei ragazzi d'oro che molte volte mi suggeriscono a me tante cose che non vedo e che loro vedono, e quindi ben venga, insomma, più fortunati così non si può. E siamo di fronte ai due piatti straordinari che il chef Silvio ci ha preparato. Qua ho Martina per descriverli. Allora Martina, iniziamo da questo. Questa è un'insalata di salmone agli agrumi sul letto di valeriana. Perfetto, piatto straordinario anche nella sua composizione. Poi invece abbiamo l'altro. Questi sono scampi in pastella con scaglie di mandorle e melanzane in agrodolce, rifinito con filamenti di melanzana cotta a bassa temperatura. E secondo me sono anche buonissimi questi, eh? Allora Martina, facciamoci un brindisi in onore del bagno Le Cannucce e buon appetito. Adesso andiamo a conoscere le eccellenze e le specialità culinarie del ristorante Il Baracchino, uno dei ristoranti più longevi della zona. Thank you.
La Maremma ha davvero un territorio virtuosissimo. Pensate, Castiglione della Pescaia, un mare straordinario ed una collina che poi rappresenta un po' il polmone di tutta la Maremma. Noi siamo saliti sulla strada panoramica in direzione Tirli, una graziosissima frazione del comune di Castiglione della Pescaia, ma ci siamo piacevolmente fermati, abbiamo fatto una sosta al ristorante Il Baracchino, dove qua c'è la storia, c'è l'amore per il territorio, c'è il buon gusto. 1968, caro Alessandro. Davvero, Inizia tutto da lì. Da lì, davvero, da un tirlese che si chiamava Vittorio Bartoletti, detto Pesticcia, un amico di mio suocero, che iniziò lui questa avventura. Facevano panini così. Dopo però poche, una settimana, due, mio suocero, visto che a questo Bartoletti non gli piaceva, gli disse: te lo prendo io. E così è stato. E da allora è cominciata la nostra storia. È vero che facevate le merende senza luce, gas, cioè non c'era niente? C'era un generatore all'inizio, l'acqua si portava con le taniche, insomma molto, molto faticosa all'inizio. Però era molto, è durato un anno o due, poi chiaramente ci hanno messo l'elettricità, ci hanno portato l'acquedotto, insomma, e piano piano è cresciuto, insomma, no? E quindi è diventato un locale molto ricercato, si fa roba molto importante qualitativamente, quindi insomma la passione c'è tanta, se no si sarebbe ancora qui, quindi ecco, si collabora con questi nuovi, diciamo, gestori, che sono persone eccezionali. Quindi... Poi il locale si affaccia su una vista mozzafiato. Io anche d'inverno vengo qui, entro dentro, mi metto a sedere e vedo dei panorami stupendi, no? Sono quelle cose veramente uniche. Mi sono innamorato. Io quando entro qui dentro, che ci sia gente o non ci sia gente, mi sento... È come se fosse sempre la prima volta. Esatto, esatto, è vero, è vero. E questo credo che riesce bene anche poi a trasmetterlo ai visitatori, ai clienti, sì, che vengano, sì, qua. Sì. No, penso di sì, penso di sì. Che tanti poi sono diventati amici negli anni, quindi quasi qua, insomma, si viene anche per fare due chiacchiere, insomma. Oltre che mangiare, chiaramente è importante. A proposito di mangiare, caro Alessandro, stiamo per entrare in cucina a curiosare, a vedere un po' cosa Adriana e Enzo ci stanno preparando. Sì, perché sì. Che poi, sì, fra l'altro, sono delle specialità quelle che stanno, certo, insomma, facendo. È un classico, chiaramente: tortelli maremmani, ricotta e spinaci, un classico fatti tutti a mano, tagliati a mano, con prodotti di prima qualità, buonissimi, ricotta di pura pecora e cinghiale. Un classico che non passerà mai di moda. No, è vero, perché il lavoro si è evoluto, no, negli anni, perché tanti anni fa si faceva altri tipi di mangiare, oggi chiaramente l'evoluzione ci ha portato a cose. Comunque vi assicuro che il cinghiale è un piatto anche gustosissimo anche nel periodo estivo. Sì, sì, no, noi sono piatti invernali, ma non è vero, qui vengono continuamente, quindi anche d'inverno. Poi magari l'aria la sera si addice perché c'è sempre fresco, quindi si mangia meglio, ecco come... Grazie Alessandro per averci accolto insieme a tutto il tuo team qua Il Baracchino. Passo la linea in cucina perché sento un profumino che mi... Guarda, io intanto vado, profumino che... è una... Stasera la sagra. Stiamo preparando i nostri tortelli casarecci, tutto fatto a mano, tutto fatto da noi, pasta, farina, uova, divisa in rossi e uova. Iniziamo a riempire i tortelli con il ripieno di ricotta e spinaci fatti da noi. È una procedura che va fatta alla svelta per evitare che si secchi la pasta
e per evitare la formazione di aria all'interno dei tortelli. Ora iniziamo a tagliarli. Finiamo i tortelli chiudendoli con la forchetta e dandogli la forma finale. E questi qua sono i nostri tortelli casarecci pronti per la cottura e essere serviti. Noi abbiamo messo i tortelli a cuocere. E qui abbiamo il ragù di cinghiale, che è un condimento per i tortelli. Così ora i tortelli sono pronti e si scola la pasta. Prendo il piatto e mettiamo i tortelli nel piatto. E ora i nostri tortelli sono pronti. Tortelli di ripieno di ricotta e spinaci conditi con ragù di cinghiale. Per il secondo noi abbiamo preparato la cacciatora. Quella è fatta con le verdure fresche, sedano, carota e cipolle. E ora la cacciatora è pronta e abbiamo tre tipi di cinghiale preparato, tre tipi di cinghiale: arrosto morto, la cacciatora e peposo. Questi sono i nostri preparati, i nostri piatti preferiti, diciamo, che si prepara ogni giorno. E rimaniamo sempre a Tirli, questa frazione delicatamente immersa in questo fascino naturale, nel comune sempre di Castiglione della Pescaia. Qua siamo alla struttura Alessandro Arcobaleno, arcobaleno in tutti i sensi, perché qua sono i colori del relax proprio. Sì, no, è vero, infatti è una struttura nata per questo, voluta da Matteo, mio figlio, che voleva creare queste camere in un'oasi, così per dire, naturale. E in effetti ci è riuscito, perché si lavora chiaramente prettamente d'estate, e poi è bella la natura, qui non c'è rumori, non c'è, per dire, inquinamento, non c'è, si fa solo chiaramente camere per nottamento e colazione, si fa dei dolci fatti da noi, roba molto genuina. Il comfort della struttura si combina perfettamente con questa natura che, una volta aperta la porta di casa, diciamo così, ti immergi in questo colore. Sì, esatto, in tutta questa natura meravigliosa, con il golfo, per dire, là che si vede Marina di Grosseto, l'Argentario, bellissimo. No, è un ambiente, ho detto. La Maremma offre questo, più di questo. Proprio. È talmente tanto. Si vede proprio la Maremma più vera, insomma, ecco, davvero. E questi colori rimangono accesi tutta l'estate, ma comunque anche d'inverno qua si sentono sempre i profumi della natura. Certo, perché d'inverno magari chiaramente il turismo non c'è, però insomma va bene così, insomma, ecco.
Nel nostro viaggio fra le eccellenze di Castiglione della Pescaia mi sono fermato al camping Etruria proprio per andare a visitare il ristorante La Barchetta Incontro Matteo. Benvenuto Matteo. Ciao Enrico, buonasera, ben arrivato a te. Allora Matteo, facciamoci questa piacevole camminata. Allora, La Barchetta è sinonimo sempre di qualità, di esperienza enogastronomica importante, perché appunto c'è la filiera corta nei prodotti. Sì, sicuramente noi facciamo una cucina povera, ma comunque utilizzando prodotti di prima qualità. Avendo l'occasione e la fortuna di lavorare in un posto meraviglioso come Castiglione della Pescaia, avendo il mare vicino, ma comunque anche una campagna che ci può offrire qualsiasi tipologia di frutta e verdura. Ecco, questo è molto bello. Poi avete anche la parte pizzeria qua all'interno. Sì, sicuramente noi abbiamo la nostra pizzeria, che è comunque un valore aggiunto al nostro ristorante. Facciamo vari impasti, tra cui quella lenta lievitazione con lievito madre di 72 ore, sia quella con impasto integrale. Questo sì. Questo è sinonimo anche di salute poi per chi mangia, eh? Sì, sicuramente anche come digeribilità della pizza, sicuramente questo aiuta molto. Ma a Castiglione della Pescaia è nata anche un'altra realtà da pochissimi mesi. Sì, sicuramente. Allora, noi abbiamo negli anni, ecco, essendo entrati piano piano a Castiglioni, abbiamo avuto l'occasione di poter provare e lanciare un nuovo ristorante di sushi a Castiglione della Pescaia, si chiama Sushi Roll, dove facciamo un sushi un po' particolare. Che tipo di sushi è? Allora, è un sushi che viene direttamente, non è un sushi, è un sushi giapponese, ma con delle tendenze australiane. Comunque poi noi abbiamo messo il nostro, dove mettendo appunto anche, facendo anche un sushi di terra, di mare e vegetariano. Sì, appunto, non è il classico sushi dove uno mangia solo pesce, ma comunque abbiamo inserito anche quindi ha riportato un po' la cucina australiana rivisitata poi secondo un po' le tue sensazioni? Sì, anche le nostre sensazioni e la nostra maremma, insomma, anche perché appunto usiamo una tartare di carne maremmana, facciamo un sushi appunto, quindi ecco, si cerca, ecco, di inserire, ecco, con il prosciutto crudo toscano, quindi ecco, abbiamo inserito anche dei sushi un po' rivisitati, non il classico. Parlando di sushi, mi permetto soprattutto in questo caso di soffermarmi su quella che è l'estrema qualità, perché parlando di sushi ancora di più dobbiamo rafforzare il concetto di qualità della materia prima. Sicuramente questo ci facilita, essendo in un territorio come Castiglione della Pescaia, appunto nell'approvvigionamento delle materie prime, sia della carne ma comunque anche del pesce, a parte ora il salmone che comunque a livello nazionale è mondiale, però ecco, facciamo anche di branzino, di orata, quindi ecco, sfruttando anche il pesce nostro locale. Allora, grazie Matteo. Quindi anche il sushi che si trova qua a Castiglione? Sì, è qui a Castiglione in Piazza Pascoli 6, sì. Una realtà aperta da pochissimo, quindi completamente da gustare e da provare. Intanto però rimaniamo alla barchetta, perché andiamo in cucina dal nostro chef Marco, che ci ha preparato qualcosa di delizioso. Già sentiamo i profumini da qua. Sì, sicuramente è venuta voglia, una buona appetito. Andiamo a vedere cosa ci ha preparato. E sono arrivato a bordo della nostra barchetta, che felicemente siamo venuti a visitare per gustare le eccellenze che quest'anno il nostro chef ci ha preparato. Come va? Sì, tutto bene, grazie. Molto, molto bene. Allora, come sempre qua all'interno del Camping Etruria, la barchetta propone la qualità, la filiera e ovviamente l'eccellenza. Certamente, dunque si può partire con del pesce fresco delle nostre pescherecci qui in Castiglione, con delle orate, delle spigole e dei gamberoni. Poi passerei oltre a dei pisci maremmonti, che sono con dei funghi porcini raccolti da me vicino qui all'Ampio, alla Serra dell'Impiccato. Ecco qua. Poi abbiamo del buonissimo cacciucco. Questo non può mai mancare. Questo assolutamente la barchetta lo facciamo spessissimo. È un cacciucco nostrale con i nostri pesci, seppie, polpi, cozze. Quanto è importante l'utilizzo del pesce fresco?
è una cosa molto importante perché dà, dà più vivacità, dà più sapore ai piatti e alle persone rimangono più entusiaste nel mangiare queste cose qua. Poi abbiamo un piatto straordinario anche da gustare, magari come antipasto. Come antipasto il moscardino, sì, accompagnato con delle fette abbrustolite sulla griglia, che come antipasto è eccezionale, è una cosa fantastica, sempre con del pesce fresco. Sì. Poi passiamo alle insalate con il tema dei venti. Il tema dei venti, ecco, qui abbiamo il maestrale con l'uovo sodo, olive verdi, pomodoro, patata lessa. Poi passiamo alla tramontana, che è un po' di frescura, in mare in mano, frescura, perché abbiamo la cipolla, abbiamo l'acciughina e i capperi. Che profumino, eh? E questo è un buon profumo, peccato che non lo potete sentire dalla televisione, molto molto buono. Ma riescono sicuramente a percepire le sensazioni. Poi qua abbiamo delle acciughe freschissime. Le acciughe freschissime, sì, che queste le facciamo al momento, le facciamo in agro con del limone, aceto, sale, un po' di pepe e olio extravergine d'oliva. Ecco, queste sono alcune delle tipicità della Barchetta, ma quello a cui ci tengo a dire è la cucina rigorosamente espressa. Certamente, questo qui è una garanzia che diamo al cliente, all'amico, a chi viene, si appoggia lì alla porta, dice Marco vuoi fai questo e noi celermente facciamo il tutto, passando dai primi piatti, al secondo piatti, dalle fritture a tutto quello che può dare, tirare fuori una cucina. Sempre con ingredienti appunto freschissimi e di filiera, questo è importante. Filiera corta, molto molto corta, anche le verdure. Che non ho fatto adesso al momento, sono verdure fresche, sempre di quelle del vero contadino, comprate da me stesso, davvero davvero. Grazie Marco, in bocca al lupo per questa tua professione, perché è straordinario avere a che fare poi con tutte queste pietanze in questo laboratorio. La ringrazio tanto, grazie mille. L'ombrellone per noi è un po' come il sipario, si chiude dopo aver raccontato lo spettacolo, e lo spettacolo è quello di Overture, delle sue eccellenze, delle sue continue avventure che settimanalmente cerchiamo di propinarvi con grande entusiasmo e grande soddisfazione. Quindi per questa puntata è tutto, alle prossime occasioni, sempre, sempre solo con Overture.